sta qua dentro, nelle vene, nel sangue, nella mente, nel cuore. Napoli è la città che mi ha fatto diventare quello che sono oggi. Ho voluto firmare questa campagna sul cambiamento climatico, che è un'iniziativa sponsorizzata da Inward, e qui grazie al sostegno di EAB, Regione Campania. E queste immagini fanno parte del mio, diciamo, repertorio artistico, nel senso che sono diversi anni che lavoro su questa linea. Per la campagna ho scelto di rappresentare un guerriero dell'Amazzonia, dove praticamente sente freddo, e dall'altro lato abbiamo una figura femminile che rappresenta un eschimese che ha caldo. L'accensione coscienziale più forte l'abbiamo fatta sul climate change, e quindi abbiamo pensato quello di lanciare una piccola campagna. L'obiettivo per me principale dell'arte e fare arte è questo, cioè quello di far riflettere le persone attraverso il visivo. Una forma distrettuale di creatività urbana è un luogo dove la creatività urbana ha avuto o continua ad avere o desidera avere un proposito di riqualificazione artistica e di rigenerazione sociale. La street art è importantissima, cioè oggi fa parte proprio del tessuto urbano, cioè c'è stato questo strappo dall'essere vandali invece ad essere artisti contemporanei considerati da tutto il mondo. Ci troviamo nel rione Luzzatti Ascarelli, un rione della periferia orientale di Napoli, balzato alle cronache perché sede nell'immaginario e forse per quel che è stato nel reale dell'ambientazione dell'Amica Geniale. E l'opera di Gomez in effetti ha dato inizio al programma Rione dei Murales. Quindi ecco, Rione dei Murales, Parco dei Murales, una nuova centralità. Per me, grazie ai graffiti, ragazzo di periferia, grazie a quell'appartenenza, quella subcultura, quello strato sotterraneo, io mi sentivo parte di un qualcosa.